Konnichiwa, cari Giappolovers, benvenuti qui nel mio canale. Siamo come sempre GiappoGamer e ben ritrovati qui un nuovo episodio. Quest'oggi Bloodstained Ritual Knight, per continuare questo platform RPG veramente incredibile, targato Koji Igarashi, che insomma è veramente un lodevole game designer giapponese. Allora andiamo subito a vedere cosa succede quest'oggi, questo episodio numero 23 di questo Bloodstained Ritual of the Night. Ok, allora, bene così, proseguiamo in questa avventura platform incredibile. Tra le altre cose, la Sony ha inserito, io l'ho scoperto insomma un po' di tempo fa in realtà, e che ha aggiunto questo gioco Bloodstained Ritual of the Night tra le gemme nascoste, il che insomma è tutto dire, perché secondo me ha fatto bene, perché comunque merita tantissimo come platform. E crepa. Insomma, Koji Igarashi, insomma, veramente lo reputo uno dei migliori game designer giapponesi, insieme a Hideo Kojima, insieme a Yoko Taro di Nier Automata. Allora, vediamo un po' di andare, vediamo un po', Giardino del Silenzio, perché mi sa che ha a che fare, se non ricordo male, con un treno. Il bibliotecario ci aveva parlato di un treno. Vediamo un po' dove caspita si prende sto treno. Forse dovrebbe stare da queste parti qua, se non vado errato, eh. Vediamo un po'. Vediamo un po' il da fare. Vediamo un po', forse per di qua. Vediamo un po' che ci sta un tesoro. Lì sotto, vediamo un po' qua sotto. E crepa. Ma cazzarola. E che cazzo. E crepa. Oh. Crepagli tutte e due. No, quello là, no, non ci fa passare, cazzarola. Qua c'è il porcalato. Ci sei pure tu. Mamma mia che pezza. È da un po' che non ci passavo qua. E crepa, rospo. Ma qua si può passare? Serve una chiave del cavallo da guerra. Cazzarola. E dove si trova sta caspi di chiave? Porca la porca miseriaccia. E si è rimasto lì. E crepa, va così. No, cazzarola. Allora via un po', capito, va. Utilizziamo una stella che ci abbiamo e ci teletrasportiamo lì, perché là non si può proprio passare, cazzarola. Ok, ci ho teletrasportato qua. E vediamo un po' allora di non andare lì giù questa volta. E crepate. Vai per di qua. E andiamo per di qua. Vediamo un po' col teletrasporto. Ok, bene così. Ci siamo teletrasportati di qua. Tocca andare a quella stazione. Non mi ricordo, un po' di episodi fa, che il bibliotecario OD ci aveva detto: no, guarda, dovresti andare verso la stazione. Allora andiamo per di qua. Se era per di qua, poi raccogliamo un po' di soldi, va. Un oro, ammazza che pulciari che siete. Allora, vediamo un po' se è qua. Scusa, fatina, ma vado un po' di fretta. Ridi, ridi.
Ma forse era qua, non mi ricordo, cavolo. E becca di questo. Ah, qua c'è un tesoro, vai. Vabbè, attacca la mia fatina, coraggio. Canapa, vai, canapa. Ok, beh, qua c'è la libreria. Ok, qua ci sei tu. E crepa. E crepa. E tu carichi. E crepa, maledetto. Oh, che cazzo. E ci sei pure tu. Bravo, caccia i soldi. Allora, vediamo un po'. Qua si può volare. Lì c'è il... c'è un tesoro, però come caspita non ci arriva. Vabbè, proseguiamo per di qua. Oddio, se è questa la direzione giusta. Allora, qua è pieno di fatine. Aio, e... vabbè. Qua ci sei tu. Crepa. E vediamo un po'. Cambiamo aria, però non so se era qua. Ah, sì, sì, era qua. Probabilmente era qua, sì. Questa è la stazione. Ci sei tu. E crepa. E ci siete voi. E crepate. Oh, oh. Tacci sua. E crepa, cazzarola. Porca la miseria. Allora, prendiamo un'altra pozione maggiore. Va, non si sa mai. E ci sei ancora. Sì. E crepa. E crepa pure tu. E proseguiamo. Vediamo un po' se è per di qua. Potrebbe essere. Sì, ecco la locomotiva. Ok. La porta sembra bloccata da una macchina. Serve qualcosa per attraversarla? Ma che caspita. No, non si apre? Ma che caspita. Ma che caspita aveva detto allora? Serve una caspita di chiave. Porca la miseriaccia boia. Dove caspita là si trova la chiave, porca la miseria. Serve qualcosa per attraversarla. Cazzarola. E dove caspita si trova sta chiave, porca la miseria. E becca di questo qua così, va. La c'è il cane. Oh, oh. Ma che caspita sto cane.
e crepa. E che caspita. Oh, e caccia qua un po' di ferro, va. Però dove caspita si trova, porca la miseria. Ok, vuole tornare andato. Vediamo un po'. Allora, dove caspita stava la biblioteca? Ok, intanto qua ci sta un'area di salvataggio. Io magari... vabbè, magari anche no. Allora, vediamo un po' andare qua. Dobbiamo poi trovare questa caspita chiave. Dove caspita starà sta chiave? No, qua non è. Vediamo un po', là ci sono dei tesori, ma non so se ci si può arrivare. E becca di questo, va. E crepa. E come caspita si arriva lì, porca la miseria, maledizione. Ah, da qua? Mamma mia, fatta fuori, ok, vai così. Cintura lunare. E ok. Cazzarola, non possiamo arrivare a quell'altra. E come caspita si può riuscire, cavolo. Vabbè. Chi è che si lamenta? Sento lamentarsi qualcuno. Vai, vai così, vai così. E becca di questo. Sarà qua dentro? Dentro sto forziere? Zenzero, acciaio e canapa. Porca lato, prendi questo qua, così. Tu caspita sarà allora sta chiave particolare, porca la miseriaccia boia. Oh, eppure qui il castello abbiamo... l'abbiamo visto praticamente quasi tutto, cavolo. Andiamo un po', proviamo un po' di qua. Ma, vediamo un po'. Ma di qua, via. Ok, no, di qua abbiamo già preso, ok. Ma qua sotto... no, vediamo un po' qua, sta libri... manico di accetta. Ah, cavolo. Buoni tutti, forse. Allora, via un... vai, portaci... vai, portaci un po' dall'altra parte, va. Ok, fai un bel voletto. Bene così. Ok. Perché là sotto c'è un forziere, cavolo. E prendi questo qui, così.
Ok. E crepa, allora. Ok. Spostato. Oh, bene così, cavolo, non mi ricordavo. E adesso prendi sto forziere. Berretto con bestia. E vabbè, ma già ce l'avevamo, cavolo. Pensavo di aver trovato la chiave, porca la miseria. No, allora chissà dove caspita sarà sta chiave, porca la miseriaccia boia. E sì. E toglietevi. E poi quella porta lì non si può nemmeno andare di qua, cavolo. Una chiave da guerra. Chissà dove caspita starà mo sta chiave. Oh, buoni tutti. Ok, bene. Però di qua, qua su ci siamo già passati. Ma non lo so, sinceramente. Passiamo per di qua, vediamo un po' chi caspita ci sta. Vai così, vai così. Vai, fallo fuori. Grandissima. Oh, brava fatina. E prendi questo. Ok. Ok, devo uccisi 2 su 4. Ok, bene. Piantamoco fatta fuori. Là ci sono altri due tesori, cavolo, però. E bastardi maledetti. A voi siete i Barbatos. E crepa. Ok, 4 su 4, quindi abbiamo fatto fuori un'altra missione secondaria. Bene, bene. Vediamo un po' di qua. Ci sono altri ben due tesori. E vediamo un po' di riuscirlo a prendere. E cazzarola. Cazzarola, tocca fare il giro, porca la miseria. E qua ci sei tu. Questo pure mi pare una sorta di stazione, cavolo. Vai così. E cazzarola. Ma via un po'. Pensavo di andare là sopra, invece no. Facciamo un giro per di qua. Ah, ci sei. Ancora tu. Ok, qua ci sei tu. Ma che poi non so se là ci sta un famiglio, un qualche cosa, cavolo. E crepa. Ok, poi là si va giù. Ok, ma qua ci siamo già passati, cavolo, una volta. No, là ci sono due tesori e anche un famiglio, mi sa.
E vabbè, quanti caspita siete, mortacci vostri, però. Ok, e fin qua ci siamo. Cazzarola. Vabbè, ma lo liscia pure. Dai, cazzarola. Tocca passare per di qua. Vai, una spada lunga, quella ce l'ha. Rivendiamo tranquillamente. Vai così. Aio. Così, vai, una botta sola. Vai così. Olio moco, mamma mia. Ma qua sotto? Ah no, lì non si può andare, cavolo. Ok, lo tocca ripassare per di qua. Vai così, fatina, dai, vediamo un po' se riusciamo a trovare questa chiave in qualche modo. E qua ci siete ancora voi. E che caspita. E toglietevi. E becca di questo qua, così, vai così. Tutti i punti esperienza. E c'è un famiglio, forse un famiglio più giù, cavolo. Che quella cosetta azzurrina. Vai, cadi giù di sotto. Ok. E crepa. Vai così, vai così. E prendi questo qui. E no, non ci attaccare col tuo trapano. Vediamo un po', ruota orbitale. Ok, qui c'è un una sala per il teletrasporto. Poi lì sopra una di salvataggio. E che caspita. Allora, vediamo un po'. Vai! Stavolta siamo buttati bene. Mitridate, ossidiana e olmo. Ok, qua che c'è? Però ci siamo già stati allora qua. Devo spaccare qualcosa qui? No. E ci sei ancora tu. E prendi questo qui così. E crepa. Ah, ci sei tu a difendere il forziere, eh? Teschio fuso e blunderbuss. Che caspita è blunderbuss? Vai, inventario. Olmo. Corni. Peli. Polvere. Identificazione. Ok, acconciatura 1, acconciatura 3, acconciatura 6. Chiave del villaggio.
Ricette, ricette, ricette. Cazzarola. Etere. Cazzarola, nemmeno qui. E prendi questo qua, così. E ok, vediamo un po'. Allora, bene, ok. Stava di là. La sala, quella del teletrasporto. E che caspita, e crepa. Vabbè, comunque insomma un po' di tesori abbiamo trovati. Che il che non guasta mai. Un po' di esperienza l'abbiamo fatta. E crepa. E schioppa. Vai. Porca lato, mi fa troppo ridere comunque. Vai così. E vediamo di fare ritorno al villaggio, va. E cavolo, salta bene, ok, lo andiamo per di qua. Così almeno una sub quest mi pare di averla fatta, di averla conclusa. E crepa. Vai qua Miriam. E prendi questo qui, così. E prendi questo qui. E vediamo un po'. Allora. E... e prendi questo qua, così. Dacci qua i soldi. Armatura scaglie, ok. Ok, devono uccisi altri 4 fatti fuori, bene. E vabbè, e prendi questo, e crepa. E crea pure tu, oh. Allora andiamo qua, che è la sala del teletrasporto. Eccola qui, bene. E teletrasportiamoci al villaggio. Così aggiorniamo un attimo anche le subquest. Vai, ok, beccato. Al volo, bene. Vediamo un po' di parlare con la tizia per quanto riguarda l'aggiornamento delle subquest. Ok, 3 addirittura abbiamo fatte fuori. Bene così, 3 rapporti. Meno male che è contenta, va. Caramba per 5, bene. Poi, morti di Lisa, mi dispiace. Che ci dai? La brigantina, quello voleva l'altra signora, ottimo. E poi morte di Simon. Lucidia per 5. Ok, bene. Qui morale della favola. Ci rimangono altre 1, 2, 3, 4, 5 submissions. Ok. Bene, bene. Abbiamo aggiornato anche quelle là. Andiamo avanti a parlare con la signora. Ciao amico, tutto a posto? Gran Turco per 10. Ok, vediamo un po'. Ma inizia a seminare un po' di patate, va. Vai, all'opera. Bene.
Ed ecco la signora che voleva la brigantina. Dove sta? Camicetta brigantina, era questo? Vediamo un po'. Oh, Tashkani è questo. Vai così, vai così. Pizza per tre. Oh, ottimo. E quindi adesso possiamo andare la pizza alla signora, alla vecchietta, che dopo gli onigiri vuole mangiare pure la pizza. Non lo so, c'ho roba, voglia di roba italiana. Vabbè, vediamo di accontentare un po'. Magari ci regala qualcosa di buono. Avete visto mai? Vai, nuovo pizza per tre. Vai, consegniamo la pizza. Siamo come Pony Express. Ma chissà perché. È delizioso, meno male, va. Metti un po' da parte. Occhiali convessi. Vabbè, ci ha dato questi occhiali. Magari l'equipaggiamento faranno qualcosa sti occhiali. Cintura lunare. Occhiali convessi. Ma l'attacco lo diminuisce di 3 punti. No, vabbè, li lasciamo là. Poi vediamo un po' quanto abbiamo fatto di soldi. Ciao Dominique. 858. Ok, allora tocca un attimo. Andiamo un attimo i frammenti direttamente. Vai, uno di questo, uno di questo qui. Arigato, arigato, ok. Freccia precisa. Vai così. Ok, vediamo un po', possiamo venderti qualche arma. Allora, stivali, spada lunga, no, una ne abbiamo. Cavolo, pensavo averne di più. Vabbè, comunque abbiamo 2658 ori da parte. Elmo mazzafrusta, abbiamo 5. E te ne daniamo 4, cavolo, Berito d'obesi abbiamo 2, te ne daniamo 1, Pettore di cuoio abbiamo 2, te ne daniamo 1. Armatura scaglie, difesa 7. No, abbassa tutto questo. Pettorale di ferro, abbassa tutto pure questo. Armatura lamina. Ah no, questa comunque no. Beh, comunque abbiamo una, te la possiamo dare. Abbiamo 2, bene. Di qua, maschera di pietra, abbiamo 2, te ne diamo una. Anello sicuro pure, te ne diamo 1. Ok, di qua, sciarpa da pistolero 2, te ne diamo una. Ok, 3904. Qualcos'altro c'è? Muscheton 2, teniamo 1. 3934. Se la maniera non è un'opinione. Qua Alca Est abbiamo 2. Non so, il nome è strano. Ossidiana ne abbiamo 8. Te ne possiamo dare. Vai, 3 va. Ok, 4003. Scusa cara, ho sbagliato. Allora sì, abbiamo dimenticato qualcosa. Acquistare qualche pozione maggiore. Direi 4. E una pozioncina minore, va. Ok, prego. Do Itachimashite. E andiamo per di qua. Procediamo per di qua. Andiamo un attimo dall'amico Fritz. 10 ori. Altri 10 ori, bene. Vediamo un po'. Fabbrica. Vai, può fabbricare una pozione. Vai, fabbrica questa pozione, va. Ok, medicina della fata. Vai, va bene anche medicina alla fata. Flamberga 1. La Tsurumaru, caro, la katana. Vai, vai. Però certo, attacco 39, va bene, ok. Grembiule. L'elisir 1, vai, così saliamo a 2. Fascia 1, tunica, pettorale.
Mi fermerei Gebel, così che così. Ma sì, te lo permettiamo, tranquillo. Ok, bene, allora possiamo pure andare di qua. E ok, bene così, bene così. Allora abbiamo trovato un po' di tesori. Grazie cara. E insomma, non abbiamo trovato la chiave per proseguire, ma magari la troveremo nel prossimo episodio. Comunque abbiamo anche sbloccato, insomma, delle tre subquest. Anzi, completato tre subquest, quindi bene così. E ok, eccoci qui nella schermata principale del menu di questo Bros. Tale Ritual Night. Allora, cari Giappolovers, anche questo episodio numero 23 della serie ovviamente termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, vi invito a lasciarmi più likes possibile. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici e amiche lungo e largo. Seguitemi nei vari social, come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, dove basta scrivere GiappoGamer, mi trovate agevolmente. In più vi invito anche a iscrivervi al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere aggiornati ai miei vari video e episodi su gaming giapponese a 360 gradi in uscita quotidiana. E in ultimo vi ricordo anche il mio blog su WordPress, dove scrivo di tanto in tanto news e recensioni varie sui giochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete raggiungere al link giappogamer.home.blog su WordPress. E allora, dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane e ai prossimi episodi.